Eccoci, siamo in via Padre Semeria, un bellissimo appartamento, vedete con un bel terrazzotto, anzi due al piano. Siamo al quarto piano, in un bel contesto, contesto privato, comodo sia a via Papigliano che a via Padre Semeria sopra. Quindi ingresso, viene affittato con un contratto transitorio arredato, ora lo vedete con un arredo basic, ma poi volendo possiamo anche personalizzarlo un pochino con un altro letto, la vediamo. Qui abbiamo subito un bel soggiorno. Molto grande, con questo magnifico terrazzotto, perché balcone non lo è, quindi è un signor terrazzotto con vista aperta. Quindi una bella visuale, terrazzo bello grande e vivibile. Quindi il soggiorno. Ora stanno pulendo, lo stanno mettendo in ordine. Porta blindata, riscaldamento centralizzato, poi trovate tutte le indicazioni nel sito. Qui un, diciamo, un disimpegno, che è un ripostiglio anche per la cucina. Qui una bella cucina abitabile, anche qui verrà messo un tavolo con le sedie. Cucina attrezzata completamente. Qui è un balconcino che poi arriva e si apre nel terrazzo. Proseguiamo. Andiamo alla zona notte. Qui c'è un'altra dispensa comunque, una bella nicchia dispensa, molto ampia, comoda per le valigie e quant'altro. Ecco, qui abbiamo il bagno frontale che è comodo sia alla zona giorno che alla zona notte, attrezzato con la vasca, ma anche, diciamo, è allestita anche come box doccia. Qui una bella camera singola dove qui verrà messo un letto, ovviamente, e un altro terrazzotto balcone bello profondo anche questo. Qui siamo dalla parte di via Papigliano e poi abbiamo la matrimoniale con questa anticamera con armadi, quindi questo armadio lo potrebbe utilizzare quello della camera singola, diciamo, per la camera singola, e qui abbiamo una signora matrimoniale con un altro armadio. Qui il letto matrimoniale, sempre con l'affaccio sul terrazzotto. Casa silenziosissima, quindi se apriamo, diciamo che veramente non c'è traffico, non c'è nulla. Quindi ripercorriamo, quindi due belle camere da letto, disimpegno con armadi, il bagno che è vicino sia alle camere che al soggiorno, qui appunto l'altra camera, la dispensa, qui l'ingresso con porta blindata, appunto terminiamo con l'ampia sala col terrazzotto e la cucina abitabile. Direi che l'immobile è terminato, per qualsiasi informazione la troverete sul sito. A presto!